Assumiamo una posizione meditativa che sia comoda, stabile. Per esempio, questa posizione è adatta a tutti, anche per i principianti, semplicemente con le gambe incrociate. Controllate di avere la colonna vertebrale eretta, il capo è allineato al centro tra le spalle. Le mani le atteggiate in un mudra. I pollici sommontano gli indici. Le altre tre dita sono unite, avvicinate. Gli occhi sono chiusi. Diveniamo consapevoli della totale immobilità del nostro corpo. Sentiamo il corpo immobile, rilassato. Portiamo la consapevolezza al nostro respiro. Sentiamo il nostro respiro fluire lungo la colonna vertebrale. Il respiro sale quando inspiriamo dal naso, dalla base della colonna alla sommità del capo. Il respiro scende quando espiriamo, sempre dal naso, dalla sommità del capo alla base della colonna vertebrale. Inspiro, base della colonna, sommità del capo. Espiro, sommità del capo, base della colonna vertebrale. Ora portiamo la nostra consapevolezza nel punto al centro, tra le sopracciglia. Qui visualizziamo, percepiamo, evochiamo la presenza di una candela. La fiamma è luminosa, immobile, cerchiamo di visualizzarla nei dettagli. E con questa consapevolezza andiamo a cantare insieme per 3 volte il mantra Om. Inspiriamo insieme. Restiamo ancora qualche momento con gli occhi chiusi, in ascolto delle vibrazioni prodotte dagli om. Quindi aprite gli occhi e con pochi gesti vi sdraiate in Shavasana. Shavasana significa che vi sdraiate sulla schiena con la testa rivolta verso di me. Controllate di sdraiarvi su una linea retta, quindi non siete storti sul tappetino. E poi le gambe non si toccano, i piedi cascano naturalmente verso l'esterno, le braccia sono scostate rispetto al tronco, i palmi delle mani sono rivolti al cielo, le dita sono naturalmente arricciate. Ora dite un piccolo sì, un gentile assenso, così da avvicinare impercettibilmente la punta del mento alla fossetta della gola, estendendo il tratto cervicale della colonna vertebrale. Quindi portate la vostra consapevolezza a tutti i punti in cui il vostro corpo è a contatto con il tappetino. Talloni, i polpacci, il retro delle cosce, le natiche, il dorso delle mani, la parte bassa della schiena, i gomiti, le scapole, la colonna vertebrale e la nuca. Fate un profondo inspiro ed esperando vi abbandonate completamente al tappetino. Inspirate pace, inspirate luce, inspirate forza. Con ogni espiro lasciate che tensioni e preoccupazioni abbandonino mente e corpo. Ora portate la vostra attenzione dal corpo, passato al respiro. Vi chiedo di divenire osservatori, testimoni non giudicanti del vostro respiro, di ogni singolo respiro. Osservate come il vostro corpo sta respirando senza modificare nulla.
limitate ad annotare mentalmente, a prendere nota delle caratteristiche di base del vostro attuale respiro. Osservate se state respirando con l'addome, con il torace, oppure con la parte alta, clavicolare. Osservate se il vostro respiro sia lento oppure affrettato, se sia un respiro sottile oppure rumoroso, e ancora se il vostro respiro sia superficiale o profondo, se sia fluido oppure contratto. Osservate ogni singolo respiro. Voi siete osservatori, non fate nessuno sforzo, non siete chi respira, è il vostro corpo che sta respirando. Ora cessate di osservare il vostro respiro, tornate alla respirazione automatica, spontanea, e voi ritornate con la mente all'esterno, tornate a essere consapevoli di quello che vi circonda, della stanza in cui state praticando, anche se gli occhi sono chiusi. Con il prossimo respiro riprendete il possesso della vostra fisicità, tornando a muovere le mani, i piedi. Quindi ruotate su un fianco e vi riportate a sedere in questa posizione di base in cui vedete abbiamo le gambe distese davanti a noi, le braccia sono tese dietro a sorreggere il tronco, le gambe sono diritte. Cominciamo con alcune asana di scioglimento. Partiamo dalle articolazioni delle dita dei piedi, che sono fondamentali per quanto sottovalutate. Inspirando, estendiamo, distanziamo solo le dita dei piedi. Espirando, le flettiamo. Inspiro, estendo, distanzo le dita dei piedi. Espiro, le fletto. Lo sguardo è fisso a un punto della parete davanti a voi. Io mi giro per controllare l'immagine del computer. Voi invece restate con lo sguardo fisso a un punto della parete, davanti a voi potete anche chiudere gli occhi. L'importante è che non facciate questi gesti meccanicamente. Non è ginnastica, è yoga, quindi ogni atto è sincronizzato alla fase del respiro. Inspiro, estendo le dita dei piedi, espiro, le fletto. Se arrivano altri pensieri estranei alla pratica, dovete accorgervene. E senza giudicarvi, senza nervosirvi, semplicemente allontanare questi pensieri dalla nostra pratica. Ora passiamo allo scioglimento della caviglia, alla flessione. Inspirando, cercate di avvicinare il collo del piede il più possibile alle ginocchia. Sentite tirare i muscoli dei polpacci. Espirando, immaginate di portare le piante dei piedi il più possibile vicino al pavimento. Sentite soprattutto lavorare i muscoli tibiali anteriori. Inspiro, estendo, espiro, fletto. Vi ricordo che nello yoga si inspira e respira quasi sempre solo dal naso. Ci sono delle eccezioni con cui si usa la bocca, nel caso vi avviso prima. Ora stiamo inspirando ed espirando dal naso. Inspiro quando vicino al collo del piede, alle ginocchia. Espiro quando porto la pianta del piede verso il tappetino. Ora passiamo alla rotazione delle caviglie, Root Chakra. Distanziamo i piedi in modo che gli alluci non si tocchino e cominciamo a ruotare entrambe le caviglie verso destra. Inspiriamo quando gli alluci salgono. Espiriamo quando gli alluci scendono allontanandosi dal corpo. Inspiro, gli alluci salgono verso la torace, espiro, gli alluci scendono e puntano la parete opposta. Ora invertiamo il movimento rotatorio, continuando a inspirare quando gli alluci salgono e a espirare quando gli alluci scendono. Bene, adesso andiamo a sciogliere le articolazioni fosso-femorali. Quindi con Purna Titaliasana, la farfalla. Titali vuol dire farfalla, Purna completa. Asana significa posizione. Le piante dei piedi, vedete, si fronteggiano, la colonna vertebrale è retta. Cominciamo con gesti gentili, lievi, senza sforzo.
a muovere le nostre gambe piegate che rappresentano le ali di una farfalla. Poi, via via che le articolazioni si sciolgono e si abituano al movimento, possiamo aumentare sia l'ampiezza sia la velocità del gesto. Non dovete sentire male, non è una prova di forza. Serve per sciogliere le articolazioni coxofemorali. Controllate che la colonna vertebrale sia eretta, il mento leggermente sollevato. Per uscire da quest'asana, cominciate a rallentare sino a fermarvi. Poi portate i palmi delle mani all'esterno delle ginocchia. Chiudete le ginocchia che sono a contatto, tenendo premute le mani gentilmente all'esterno, distendete le gambe. Ora andiamo a fare la mezza farfalla. Cominciamo da destra, portiamo la pianta del piede destro contro l'interno coscia sinistra. Questo è il primo livello, va già bene. Se ve la sentite e se riuscite a farlo, potete portare il collo del piede destro sopra la coscia sinistra. La mano sinistra va sotto le dita del piede. Vedi, la mano destra non è così, punta l'inguine. Ora, colonna vertebrale eretta, mento leggermente sollevato, la gamba è passiva, lavora la spalla destra. Mi raccomando, non sforzatevi, non dovete farlo come lo faccio io, molti si limitano ad avere la gamba magari a questa altezza, va bene, il movimento è accennato, va bene comunque, dovete traumatizzare il vostro corpo. Dovete fare quello che vi riesce. Via via possiamo provare ad aumentare la velocità del movimento. Rallentiamo sino a fermarci. Ancora più cautela nel disingaggiare quest'asana, abbiamo tre articolazioni in gioco. Ginocchio e coscia, proteggiamo i menischi tenendo le mani ai lati del ginocchio premute finché la gamba non è distesa. Poi scaldiamo l'articolazione del ginocchio strofinando. Andiamo a lavorare adesso analogamente a sinistra, quindi sarà la gamba sinistra a piegarsi, la pianta dei piedi sinistra contro l'interno della coscia destra. Questo è il primo livello, anche se siete agilissimi, partite sempre da questo primo livello, così anche ci sale come un check-up delle nostre articolazioni coinvolte. Se non sentiamo dolore in questa posizione, possiamo provare a passare alla fase 2, pronti a tornare alla fase 1, però al minimo accenno di dolore. Se è tutto a posto, posizioniamo la mano correttamente, la mano sinistra, le dita verso l'inguine, mi raccomando, non verso la parete opposta, colonna vertebrale eretta, gamba passiva, lavora la spalla sinistra. E anche in questo caso, man mano che sento l'articolazione coxofemorale diventare più malleabile, posso aumentare la velocità. Naturalmente, se questo vi procura un minimo fastidio, continuate a farlo lentamente. Non dovete forzare il vostro corpo sino a provare dolore. Bene, rallentiamo sino a fermarci, quindi sciogliamo l'asana, protezione delle menischi, distensione della gamba, scaldo, strofinando l'esterno del ginocchio. Adesso andiamo a fare un'asana che si chiama Julana Urakanasana, il dondolo. La facciamo nel livello 1, più semplice, comunque efficace. Le gambe sono piegate, coscia a contatto con l'addome, le mani si afferrano sotto le rotule, sulle tibie. E qui cominciamo a dondolarci gentilmente in senso orizzontale. Non serve che le oscillazioni siano, come dire, drammatiche,
L'importante è che si sente il massaggio alla colonna vertebrale e alla zona lombare. Dovrebbe essere un sollievo piacevole. Poi sciogliamo, distendiamo le gambe, stacciamo i nostri addominali. Vediamo come stanno. Posiamo le mani sulle cosce e proviamo a vedere se riusciamo ad alzarci senza staccare i talloni da terra, usando solo gli addominali. Se non riusciamo, se cominciamo a, come dire, a faticarci troppo, ruotiamo sul fianco, poniamo una mano a terra e poi ci solleviamo. Adesso faremo tre asana in piedi. Allora, per provare a prendere anche le mie braccia, sposto leggermente la camera. Allora, le mie gambe sono leggermente distanziate, circa 20 centimetri. Le mie mani sono una sopra l'altra senza toccarsi. Vedete, sono all'altezza del pube, ma non lo toccano. Il peso è ben distribuito su entrambi i piedi. Ora, inspiro dal naso contando 4. Al 4 mi ritrovo con le braccia aperte, il capo sollevato. Trattengo con uno i piedi contando 2, poi torno a guardare davanti a me, ruoto i polsi, le mani scendono contando 8. Espiro dal naso. Al 4 sono a metà strada, 5, 6, 7, 8. Trattengo 2. Prima di ripartire, controllo di avere i polmoni realmente vuoti, espirando forzatamente eventuali residui d'aria. E poi ripartiamo. 1, 2, 3, 4. Trattengo con i piedi, contando 2. Ruoto i polsi, torno a guardare davanti a me. Espiro contando 4. 4, 5, 6, 7. Trattengo 2 a polmoni vuoti. Controllo di avere i polmoni vuoti con un'espirazione forzata e ricomincio. Facciamo insieme un po' di volte. Facciamo un'ultima volta. Bene. Adesso andiamo a fare un'asana che si chiama Tiriakattanasana. Le mani sono intrecciate con il dorso delle mani a contatto con la sommità del capo. Le gambe, i piegati dei piedi sono distanti quanto le spalle, anche qualcosa in più. Fare l'asana lavoriamo in questo modo. Inspirando, porto le palme delle mani verso il cielo. Le braccia sono tese un po' più indietro rispetto alle orecchie. Espirando, scendo prima a destra, espiro, i fianchi sono immobili, vedete? Poi inspiro, torno al centro, spingo di nuovo i palmi su fino al cielo ed espirando, scendo sempre senza muovere i fianchi a sinistra. L'errore da non fare tipico è questo, vedete questa cosa in cui sposto il fianco, no, il peso resta sempre distribuito su entrambe le piante dei piedi, anche quando pendo da un lato, 50% del peso è a sinistra, 50% del peso è pianta del piede destro. Continuo così, inspiro,
Palme delle mani più vicine al cielo possibile, espiro, flessione laterale. Quando poi imparerete a fare questa asana da soli, potrete farla in maniera dinamica una decina di volte per lato. Torniamo da sinistra al centro, inspiro ed espirando, abbandono le braccia alla forza di gravità. Chiudiamo questa sequenza con Kati Chakrasana. I piedi restano nella posizione in cui avevamo lasciati con l'asana precedente. Immaginiamo che siamo inchiodati a terra. Immaginiamo anche che le ginocchia siano bloccate e come nell'asana di prima non possiamo muovere i fianchi, quindi non possiamo fare questo movimento. Ci muoveremo dalla vita in su. Dalla vita in giù è tutto bloccato. Dalla vita in su, movimento, e questo. Con le mani, le palle delle mani, potete anche battere contro spalla, braccio opposto. Il capo è libero. Dalla vita in su deve essere un movimento completamente liberatorio. È come se cercassi di svitare il busto dagli arti inferiori. Quando fate il dondolo, il respiro è libero, sempre dal naso. Quando fate il Kati Chakrasana, è importante non bloccarsi di colpo. Per uscire dall'asana si comincia a allentare. Si cessa di dare impulso, finché ci fermiamo come una pendola a cui non abbiamo dato la carica. E quindi vi portate in Shavasana. Tornate dunque a sdraiarvi sul vostro tappetino, sulla schiena, vi sdraiate, cercate di disporvi su una linea retta ideale, dai talloni alla sommità del capo. Controllate i soliti dettagli, quindi le gambe non si toccano, i piedi cascano naturalmente verso l'esterno, le braccia sono scostate rispetto al tronco. I palmi delle mani sono rivolti al cielo, le dita sono naturalmente arricciate. Ricordatevi un leggero gesto di assenso per estendere il tratto cervicale della colonna vertebrale. E quindi, come avete fatto precedentemente, tornate a portare la vostra consapevolezza a tutti i punti in cui il vostro corpo viene a contatto con il tappetino. Talloni e tappetino. Polpacci e tappetino, retro delle cosce e tappetino, glutei e tappetino, dorso delle mani, parte bassa della schiena, gomiti, scapole, colonna vertebrale. Fate un profondo inspiro ed espirando vi abbandonate completamente al tappetino. Portate ora la consapevolezza al respiro e avviate una respirazione addominale. Per capire se realmente state attuando una respirazione addominale e non toracica, posate la palma della mano destra sull'ombelico. Il palmo della mano sinistra, gli uomini possono posarlo proprio al centro, esterno, le donne, magari può dare fastidio per la presenza del seno, possono appoggiare il palmo della mano all'arco costale sinistro, sotto il seno. Ora, se stiamo respirando correttamente con l'addome, quando inspiro, la mano destra sale verso il cielo, quando espiro, la mano destra scende. E se la respirazione è davvero addominale, la mano sinistra non dovrebbe percepire nessun movimento. La respirazione addominale è più efficace perché consente con minore sforzo del lavoro muscolare di riempire meglio i polmoni, quindi con più aria, più ossigeno in circolo, la nostra frequenza cardiaca si riduce,
e si regolarizza anche la pressione. Quindi è una buona tecnica che potete fare anche seduti davanti alla scrivania o quando insomma avete bisogno di calmare la mente e rilassarvi. Basta questa semplice tecnica. L'importante è che però sia l'addome a riempirsi e non la parte superiore del torace. Bene, ora possiamo riportare le mani a terra, con i palmi rivolti al cielo. Riportiamo la consapevolezza all'esterno del nostro corpo, all'ambiente in cui state praticando. Con il prossimo respiro recuperate fisicità, tornando a muovere le dita delle mani, le dita dei piedi. Restate però nella posizione sdraiata. Vi mostro la prossima asana, è una variante di Kandarasana semplificata. In questo caso, quello che vi chiedo è di avere le gambe piegate, con i talloni sono vicino il più possibile ai glutei, i palmi delle mani sono a terra. Quando inspiro, sollevo il bacino verso il cielo e porto le braccia allungate col dorso della mano a contatto col pavimento. Respirando, riporto a terra il sacro, l'osso sacro, il glutine e anche il palmo delle mani. Lo facciamo 10 volte. Inspiro, espiro. Inspiro, deve essere come un'onda. Espiro. Lavorano ovviamente i quadricipiti femorali, le cosce. E proseguo così. Inspiro, espiro. Le braccia si allungano verso la parete opposta, le cosce spingono, i glutei verso il cielo, senza sforzarmi troppo. Lasciatevi andare all'onda, deve essere piacevole. Andiamo a terminare la sequenza, facciamo ancora una volta. Bene, ora sapete per tirarvi su potete usare gli addominali come vi ho mostrato prima, oppure se non è ancora il vostro momento, girate su un fianco e vi portate a sedere. Andiamo a lavorare ora sulla colonna vertebrale, ancora in maniera più specifica. Facendo un Manjari-asana, il gatto, sposto un attimo il punto di vista. Ecco qua. Allora, per fare il gatto ci portiamo in posizione di quadrupedia. Prima di cominciare l'asana vera e propria, controlliamo i dettagli. I dettagli sono fondamentali, l'angolo tra femore e gamba. 90 gradi, quindi non sono così, non sono così, 90 gradi. Le mani, i palmi sono a piombo rispetto alle spalle e sono le mani distanti quanto l'apertura delle spalle. Ora, partiamo dal cosa non va fatto. Non va fatto questo. Molte volte vedo fare Manjari-asana il gatto in questo modo. È come se dicesse tanti sì. No, il movimento non è questo. Il movimento deve partire dalla base della colonna vertebrale, idealmente dal coccige, il codino. Quindi, quando inspiriamo, sentiamo l'impulso scorrere lungo la colonna vertebrale, sino alle cervicali, porto la nuca verso le spalle, verso la schiena, lo sguardo va alla punto al centro tra le sopracciglia. Nell'espiro, invece, sempre parte dal basso della colonna, vedete, faccio la gobba come i gatti e ricomincio. Deve essere un'onda che attraversa la colonna vertebrale. Aggiungiamo alcune consapevolezze. Il respiro, quando apro, in questa fase inspiro 4, trattengo 2 secondi a polmoni pieni, nella flessione conto 8, quando aumenta arriva la fossetta della gola sono a 8, trattengo 2 secondi a polmoni vuoti,
e ricomincio. Inspiro 4, trattengo 2, espiro 8, trattengo 2 a polmoni vuoti. Un'ultima consapevolezza. Quando porto il mento verso la gola, alla fine ho i polmoni vuoti, in quel momento, contando due, risucchio l'ombelico verso la colonna vertebrale. E ricomincio. Inspiro 4, nuca all'indietro, ombelico teso verso il tappetino, trattengo 2 polmoni pieni, espiro 8. Trattengo 2 a polmoni vuoti e risucchio l'ombelico verso la colonna. Al termine ci riportiamo nella posizione di Vajrasana e andiamo a effettuare la torsione finale. Facciamo una torsione semplice, alla portata di tutti, ma comunque efficace. Nel tempo stesso ci prepara per future torsioni più complesse. Ora, partiamo quindi da Sukhasana, questa posizione a gambe incrociate, metto il profilo, quindi vedete meglio altri dettagli. Ora, le torsioni si fanno in genere prima a destra e poi a sinistra, quindi inspiro, sento la colonna vertebrale crescere verso il centro. Espirando, porto la mano sinistra sopra il ginocchio destro. La mano destra va davanti all'osso sacro, circa 10 centimetri davanti al sacro. Ora lo sguardo deve essere oltre la spalla destra. A questo punto entriamo in una fase di dinamica interiore in cui anche se sembriamo fermi, c'è un lavoro appunto interiore. Ogni volta che inspiro sento un filo d'oro posto alla sommità del capo che mi tira su verso il cielo, mi fa crescere la colonna vertebrale verso l'alto. Ogni volta che espiro facendo perno con la mano sinistra sul ginocchio destro, cerco di accentuare la torsione, anche solo di mezzo millimetro, in modo da vedere un po' più la parete oltre la spalla destra. E ricomincio. Inspiro, cresco verso il cielo. Espiro, intensifico la torsione a destra. Questa posizione, se col tempo riuscite a portarla, diciamo nel giro di un mese, se riuscite a fare questo lavoro più o meno tutti i giorni, l'ideale sarebbe arrivare a tenerla 1 minuto per lato. Vi può sembrare tanto oggi, ma vedete che ce la potete fare benissimo. Ora, per sciogliere, torniamo a guardare davanti a noi. Chiudiamo gli occhi e restiamo qualche istante in ascolto delle diverse sensazioni che provengono dal lato destro della colonna, dove abbiamo effettuato la torsione, rispetto al lato sinistro, in cui ancora dobbiamo farla. E ora ci prepariamo per la torsione sul lato sinistro. Inspiro, sento la colonna vertebrale crescere verso il cielo. Espiro, la mano destra va sul ginocchio sinistro, la mano sinistra va davanti al sacro, circa 10 centimetri davanti al sacro. Ora lo sguardo va oltre la spalla sinistra. Inspiro, la colonna vertebrale cresce verso il cielo. Espiro, cerco di intensificare la torsione, cerco di vedere un pochino più di parete oltre la spalla sinistra. Uscire dall'asana, inspiro. Ed espirando, torno a guardare davanti a me, torno a posizionare le mani sopra le ginocchia. Bene, adesso andremo a fare un paio di tecniche di pranayama, quindi espansione dell'energia vitale. Prana è ciò che è in perenne movimento.
pra significa appunto perenne, costante, na, movimento, quindi prana è l'energia vitale, ciò che è in perenne movimento. Ayama significa espansione. Oggi faremo due tecniche di base, una di scuola Satyananda, l'altra no. Partiamo dunque dalla prima, dalla respirazione ritmica, ma prima ancora se avete un fazzoletto a portata di mano, controllate di avere le narici libere. Soffiatevi anche il naso se ne sentite l'esigenza. Bene, cominciamo a lavorare con la respirazione ritmica. È una tecnica di pranayama che amplia la flessibilità, l'elasticità, scusatemi, del polmone, aumentando quindi la capacità respiratoria. È una tecnica ideale quando ci si sente agitati, turbati, tra l'altro rallenta la frequenza cardiaca. E noi cominciamo oggi con dei tempi molto bassi. Tempi, le misure che vi darò sono inspiro 4, trattengo a polmoni pieni 8, espiro contando sempre 8 e trattengo a polmoni vuoti contando 4. Nel caso risultasse faticoso il trattenimento a polmoni pieni, possiamo riportarlo a 6 o addirittura a 4. Lo stesso vale per la fase di espirazione. Quindi ripeto, partiamo con inspiro 4, trattengo a polmoni pieni contando mentalmente 8, espiro contando mentalmente 8, trattengo a polmoni vuoti contando 4. Nel tempo possiamo poi allungare il tempo del trattenimento con i mani piedi, portandolo a 12 e anche a 16. Non fatelo adesso che siete all'inizio, naturalmente. Comunque non superate mai la misura del 16, perché dopodiché ci sono altre opzioni, si cambiano completamente i tempi, si può arrivare anche a fare 7, 28, 30, scusatemi, 8, 32, 64, 8, ma ovviamente non è il caso di farlo adesso. Quindi ripeto, inspiro 8, scusatemi, inspiro 4, trattengo a polmoni pieni 8, espiro 8, trattengo a polmoni vuoti 4. Se queste misure vi affaticano, ripeto, accorciate. Potete anche fare 3, 4, 4, 3. È un po' come quando si lavora con le erbe, si tratta di trovare il dosaggio giusto per voi. Quindi non fate fenomeni, non dovete diventare campioni di apnea, si tratta di trovare la misura giusta per essere efficace per le vostre attuali disposizioni. Portate a termine il ciclo in corso, che terminerà dunque con un trattenimento a polmoni vuoti, e poi tornate alla vostra respirazione spontanea, naturale. Se ne sentite il bisogno, mentre vi spiego la prossima tecnica, potete anche allungare per qualche momento le gambe, quindi stenderle, magari a tenere a lungo la posizione su Sukhasana, mi affatica. Nella prossima tecnica inspireremo dal naso e espireremo dalla bocca, quindi una di quelle rare eccezioni in cui nello yoga si usa la bocca per, in questo caso, espirare. Nell'espirare dovremo simulare il suono del vento. Che tipo di vento? Il vento della scena che volete rappresentare davanti a voi. La respirazione si fa infatti a occhi chiusi e possiamo quindi immaginare di essere un vento di montagna, il vento tempestoso dell'oceano, la brezza
sulle colline o il vento nel bosco, scegliete la scena, lo scenario, la situazione che vi dia più pace interiore e che rispecchi meglio quello che in questo momento sono le vostre disposizioni, il vostro stato d'animo. Dopodiché cominciamo insieme. Inspiro dal naso, espiro dalla bocca. Portate al termine l'ultima espirazione, avete il polso, e quindi tornate al vostro respiro naturale, spontaneo. Restiamo in posizione meditativa, gli occhi sono chiusi gentilmente, le mani atteggiate in mudra che preferiamo, ci mudra palme al cielo, oggi nella mudra palme sulle ginocchia. Siamo consapevoli della totale immobilità del nostro corpo, della perfetta verticalità della colonna vertebrale, spalle ampie, capo allineato al centro. Le palpebre sono delicatamente posate sui mondi oculari, il corpo è alzato, fermo. La nostra consapevolezza va al respiro che fluisce lungo la colonna vertebrale. Il respiro sale quando inspiriamo dalla base della colonna alla sommità del capo. Il respiro scende quando espiriamo dalla sommità del capo alla base della colonna vertebrale. Ora portiamo la consapevolezza nel punto al centro tra le sopracciglia e qui torniamo a evocare la presenza di una candela con una fiamma luminosa e immobile. Che riusciamo a visualizzare nei dettagli, compreso il picciolo nero screziato della braccia arancione. Con questa percezione ci prepariamo a cantare insieme per 3 volte. Il pranava om. Inspiriamo. Restiamo in ascolto delle vibrazioni prodotte dagli occhi. Quindi torniamo ad aprire gli occhi per salutarci. Allora, tazza. Bene, questa lezione condotta in modo molto lento, così che anche i principianti assoluti che non hanno mai fatto yoga possa seguire, dura meno di 45 minuti. Nel momento in cui acquisirete le tecniche, che verranno spontanee, questa lezione durerà
diciamo 20 minuti circa la parte fisica e meno di 10 minuti la parte del respiro. In particolare manterrei 5 minuti per la respirazione ritmica e 3 minuti per la respirazione. Quindi è un lavoro che potete fare tutti i giorni, idealmente per 6 giorni alla settimana, se riposate anche voi. Se non potete, ovviamente fatelo almeno 3 volte alla settimana, ma io credo che tutti voi meritiate di pensare a voi stessi almeno una volta al giorno per poco più di mezz'ora. Ripeto, la lezione è adatta ai principianti assoluti, ma anche alle persone che hanno fatto yoga in passato. Nell'ultimo anno non hanno potuto farlo per la pandemia e quindi si sono magari un po' arrugginiti, oppure anche per chi è reduce nelle attività a seguito di infortuni, non sono asana che abbia delle controindicazioni. Vi possono poi preparare comunque questo lavoro, ho fatto per circa un mese, per il sadhana successivo, che magari posterò nei prossimi giorni. Bene, ti auguro una bellissima estate. Ciao.